Abbiamo ricevuto una lettera del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che dice che non è competente in materia. Cioè il Ministero che viene indicato nell'articolo 28 del DPR 380 quale organo preposto e al quale compete emettere l'ordinanza di sospensione lavori insieme alla Presidenza della Giunta regionale, oggi ci dice che non ha competenze in materia, pertanto non può emettere l'ordinanza di sospensione. L'ordinanza di sospensione, tra parentesi, richiesta in quanto è stato acclarato che l'opera è in difformità rispetto al titolo autorizzativo. Richiesta che purtroppo è stata fatta il 13 agosto e ad oggi non ha nessuna risposta. I prossimi passi, io personalmente continuo a chiedere una risposta, perché nel diritto del cittadino e nel diritto della singola persona, e questo non è più un problema di elettrodotto oppure un problema di infrastrutture che vengono più o meno realizzate in conformità o in difformità dei titoli autorizzativi. È diventato un problema di diritti. Cioè, se esistono i diritti, esistono le leggi che vengono rispettate. Se invece i diritti o le leggi non esistono e si possono anche non rispettare, inclusi i diritti delle singole persone, che ci venga detto, voglio dire. Io personalmente chiedo solo o di vedere l'ordinanza di sospensione o un documento nel quale si evince che questa ordinanza non la si può emettere e mi si motiva anche perché non la si può emettere. Dopodiché io posso anche andare via, ma fino a quando non ho questo io resto.